Grazie a voi, grazie agli illustri relatori che si succederanno su questo palco, grazie a Pierfranco De Marco per aver promosso questa iniziativa che Mario merita, e grazie per aver scelto me per sintetizzare, per quanto riuscirò a fare, un percorso umano, politico, culturale molto lungo. Devo dire che io non sono un biografo e non sarò obiettivo, per la semplice ragione che richiamavano Luisa e Mario, che la mia vita per larghi tratti ha camminato sullo stesso solco di quella di Mario. Come posso essere obiettivo? Mi scuserete quindi se darò un accento, spero il più possibile equilibrato, a questa ricostruzione. Mario viene eletto sindaco di questa città nel 73, a capo di una maggioranza democristiana, e nel suo discorso di insediamento, e ringrazio molto chi mi ha procurato questi atti, Mario fra l'altro afferma: io non sarò il sindaco dei democristiani, ma un sindaco democristiano al servizio di quanti aspirano alle fortune di Maratea, fortune che devono risolvere antiche istanze popolari di riscatto dal bisogno. Emergono sin da ora, sin da quel momento, i tratti caratteristici della figura di Mario: l'amore sconfinato e inespugnabile per la sua Maratea, il suo essere autonomo. Quando dice: io non sarò un sindaco che terrà fede a quello che verrà imposto da Potenza, e poi lo dimostra dimettendosi successivamente, ma sarò un sindaco al servizio di tutti i cittadini. E la prova l'abbiamo proprio quando, dopo aver realizzato cose importanti come il progetto di via Salvo d'Acquisto, l'apertura dell'istituto alberghiero, la istituzione della biblioteca comunale, Mario si dimise il 10 dicembre del 75 per la incompatibilità della sua posizione sulla questione Semi, sulla questione Pamafi, con la posizione dei suoi vertici regionali e nazionali. Lui cercò di difendere fino in fondo le posizioni che erano poi prevalenti nella popolazione di Maratea, e andò fino in fondo, fino alle dimissioni. E poi ebbe una fase di silenzio. E ricordo, Luisa, parlato di questo mio incontro con Mario, l'incontro con Mario avviene dopo questa sua dimissione, dopo questa grande polemica che nasce tra Mario e i vertici della Democrazia Cristiana, e quando ancora si discute della questione Pamafi, Semi, progetto Semi, io partecipo da giovanissimo, forse non ero ancora nemmeno consigliere regionale, anzi sicuramente non ero ancora nemmeno consigliere regionale, Gigi. E così un po' in maniera ingenua, candida, mi avvicino a Mario Di Trani e gli dico: ma
Un uomo come te, che ha già dimostrato di avere la stima e il consenso di tanti cittadini, può starsene in disparte solo perché il tuo partito non ha condiviso la tua battaglia? Puoi stare tu in disparte? Sappi che se vuoi proseguire quella battaglia c'è un'altra forza politica che è pronta ad accoglierti, che era poi la forza politica socialista, che in quella fase io, diciamo più che io, mio padre rappresentava. E così Mario entra nel PSI e trova nella famiglia socialista Maratteota donne e uomini di valore. Io cito solo Gioacchino Albanese, ma qui ce ne sono tantissimi presenti in questa piazzola e dovrei fare un elenco lunghissimo di compagni e di compagni di valore, perché c'era un partito che aveva uno spessore, un dibattito e che con Mario riuscì a diventare un partito competitivo che poteva aspirare in alleanza con altre forze civiche o non civiche alla guida del paese, della città. Avevamo una comunità socialista matura, critica, bella, e Mario ne era il leader riconosciuto, che riusciva a dialogare con le autorità regionali e nazionali e ad avere un rapporto di interlocuzione positiva con le massime figure che esprimeva Maratea, da Francesco Sisinni a Fernando Sisinni a Valerio Mignone ad altri. Alcune delle persone con cui ho parlato per costruire questa mia ricordo mi hanno detto di un rapporto speciale che Mario aveva con Fernando Sisinni, per esempio. Anche in consiglio comunale, anche quando sembrava che polemizzassero tra loro, poi c'erano dei cenni d'intesa e si convergeva, e anche durante la malattia che colpì il povero Fernando Sisinni, Mario gli fu molto e profondamente vicino. Nel frattempo, in quegli anni, ci furono avvenimenti nazionali importanti, ci fu Tangentopoli, ci fu la fine dei partiti della Prima Repubblica, e con Mario, con Rocco Colangelo, che avevo visto presente qui, e con altri, noi capimmo prima che un ciclo storico di collaborazione tra socialisti e democristiani era finito in Italia e anche in Basilicata. E aprimmo un nuovo ciclo e fummo antesignani con Mario Vitrani, insieme a Mario e ad altri, tant'è che lanciammo la federazione laburista con liste laburiste alla regione che presero il 10% dei voti, quando il Partito Socialista in Italia non riuscì a prendere il 2%, e Mario sfiorò la elezione. A consigliere regionale arrivò secondo, ad un passo a Rocco Vita, e fu assessore provinciale esterno ai lavori pubblici e ai trasporti, qui c'è il presidente Rocco Guarino della provincia di Potenza. Mario fu assessore sotto la presidenza di Mimì Salvatore. Poi tornò nel 97 sul campo locale a capo di una lista civica di ispirazione centrosinistra, affiancato da Antonio Brando e da Giuseppe Della Morte, già sindaci di Maratea, e venne eletto sindaco, mentre
proprio mentre scoppiava un'altra grande vicenda, la vicenda sanitaria. Ci sono due grandi vicende, la vicenda Semipamafi e la vicenda sanitaria. Che cosa accadeva in quel periodo? Accadeva che a livello regionale la politica in quel momento pensò che nel lago Nagrese era meglio, ed io fui sostenitore di questa tesi, sia chiaro, tant'è che fui contestato a Maratea, a Lauria e a Lagonegro. Non riuscì a farmi amico nessuno dei tre comuni, perché sostenni che era meglio avere tre strutture specializzate che tre strutture secondarie in fotocopia. E Mario fece approvare una delibera in consiglio comunale in cui chiese l'istituzione della sede specializzata dell'INAIL. Pensate, dell'INAI, cioè l'ospedale di Maratea doveva diventare sede dell'INAIL, di un centro di prevenzione anche per le caratteristiche ambientali che Maratea aveva. Eppure Mario pagò terribilmente quella posizione, perché prevalsero gli spiriti campanilistici e, diciamo la verità, quel disegno che secondo me era un disegno giusto fu affossato anche da una volontà potentina. Luigi Gigi Scaglione non si arrabbierà se lo dico, ma io lo penso e dico quello che penso, perché adesso mi posso permettere di dire esattamente quello che penso, perché quel disegno, ovviamente, con un ospedale per acuti, con un centro di prevenzione forte sulle malattie del lavoro, le malattie professionali, con l'INAIL, con la egide dell'INAIL e un'altra struttura specializzata sull'Auria, avrebbe un po' ridotto il potere della città di Potenza e dell'ospedale regionale. E qui quel disegno sfumò. Però Mario ebbe altre battaglie che fece qui. Io voglio ricordare non soltanto tutto l'impegno sulle questioni urbanistiche, perché Maratea fu dotata di piani urbanistici grazie a Mario Ritrani, ma anche le battaglie su tutte le iniziative culturali che potessero far crescere Maratea anche sotto il profilo culturale, con l'aiuto, la cooperazione autorevole e indimenticata di Giuseppe Cernicchiaro. Allora, dopo questa fase concentrata e condizionata soprattutto dalla vicenda sanitaria, e dopo due consigliature guidate da Pippo Schettino e Franco Ambrosio, Mario torna alla guida di Maratea il 9 giugno 2009. Anche questa volta la sua non è una lista di partito, ma una lista aperta di centrosinistra, ma civica, e riesce in questa sua ultima sindacatura a varare il nuovo piano strutturale comunale, i piani di zona di edilizia popolare, il trasferimento del mercato coperto, la realizzazione dell'area pedonale del centro storico, il recupero dell'antico mulino della Contrada Onda, l'attivazione della raccolta differenziata che valse il riconoscimento della prestigiosissima Cinque Vele di Legambiente e Touring Club, e l'avvio con la regione dell'attrattore outdoor che proprio ultimamente è stato inaugurato.
negli ultimi 20 anni abbiamo detto, furono anche gli anni di una sconfitta bruciante per lui. La sconfitta delle 2014, la sconfitta che provocò in Mario una delusione e anche la rottura di, almeno temporanea, di rapporti umani che erano consolidati da tempo. Nel suo ultimo comizio, la sera del 23 maggio del 2014, Mario invitò i suoi concittadini a conservare il suo programma elettorale. Disse testualmente: è un ricordo, leggetelo, fra qualche anno, se perderemo, resterà traccia delle nostre idee nella storia di questo paese. E aggiungo io, ora, senza esagerare, quel programma è stato, era il più completo e moderno progetto di sviluppo pensato per Maratea. Anche negli ultimi anni lui non ha mai, pur non avendo incarichi, non ha mai smesso di lottare. Ha sempre tenuto rapporti costanti con i suoi compagni, con gli amici e i compagni di sempre. Qualcuno mi ha ricordato che il giorno di Natale, la prima telefonata di auguri, a tutti gli iscritti del Partito Socialista quando c'era all'epoca, e poi ai suoi amici, era di Mario Di Trani. Era un uomo del popolo. Certo, era deluso, non si capacitava di quanto stesse accadendo in Italia, del sovvertimento delle regole d'oro della politica con la P maiuscola, dell'avanzare di pressappochismo, di antipolitica, dell'uno vale uno, della teoria del meno sei meglio è, ma non si arrendeva e non smise nemmeno in un solo istante della sua vita di amare Maratea e di coltivare un'idea della politica e del rispetto degli altri, da uomo del Novecento, una severità e una puntualità nel tessere i rapporti, un apparente carattere arcigno che nascondeva invece una grande umanità espressa dal sorriso appena pronunciato sotto i suoi baffi. Mario visse nel tempo sospeso della crisi, quando, come diceva Gramsci, il vecchio è morto e il nuovo non c'è ancora. Mario non ha vissuto gli ultimi tornanti della crisi italiana e le drammatiche giornate del Covid, e non ha potuto gioire della fine ingloriosa della macchina di fango di cui è stato oggetto egli e la sua amministrazione. Il tempo è galantuomo, ma spesso arriva in ritardo, arriva troppo tardi. Caro Mario, a noi che crediamo piace pensarti mentre ascolti le nostre parole e vorremmo affidarci alla tua lunga esperienza e alla tua lungimiranza per scoprire anzitempo l'Italia e il mondo che verrà, perché l'Italia e il mondo che verrà dopo il Covid non sarà affatto come prima. Sì, lo so, la tua risposta è il sorriso compiaciuto e sereno con cui ci indichi la strada, quella che tu non hai mai smarrito e che è il tuo lascito, caro Mario. La politica si fa con intelligenza, con umanità, con amore. La politica non è giocare a dadi
da ubriachi, ma è una scienza che richiede studio, tenacia e passione. Grazie Mario per tutto, grazie perché questa sera ci hai fatto ritrovare l'alba dentro l'imbrunire.